Riparte l'arte al Palazzo delle Esposizioni di Lucca con la mostra antologica Frédéric Brûlis-Boisbré, arte alfabeto universale. L'esposizione, organizzata dalle fondazioni Banca del Monte e Lucca Sviluppo con il patrocinio della Regione Toscana e dell'Ambasciata della Costa d'Avorio, è dedicata all'artista ivoriano scomparso nel 2014, uno degli autori internazionali più significativi del panorama culturale del secondo dopoguerra. Curata da Alessandro Romanini, la mostra pone l'attenzione sull'importanza del dialogo tra i popoli e sulla possibilità di una coesione culturale fondata sul linguaggio universale dell'arte. Il percorso presenta oltre 400 opere provenienti da collezioni private e dalla famiglia dell'artista e mette in evidenza le varie fasi della sua ultra cinquantennale carriera. L'artista è esposto in prestigiosi spazi pubblici e privati internazionali. È stato inoltre protagonista di importanti manifestazioni come la Biennale di Venezia e quella di San Paolo. Nutrita la mole di documenti autografi e delle foto storiche, moltissime delle quali inedite e prestate per la prima volta dalla famiglia. Quindi è un'occasione per vedere tutte le varie sezioni, i vari argomenti, le declinazioni di un'opera complessiva che è sì pittorica ma anche arricchita da una serie di documenti originali forniti dalla famiglia che ci permettono di capire anche la componente di ricerca a livello storico, storia delle religioni e dell'identità nazionale ivoriana, ma anche di un continente come quello africano e la costruzione di un linguaggio comprensibile a livello internazionale, figurativo e scritto. Visto che l'apertura dei musei non è permessa per tutto il mese di aprile, nel quale saranno comunque possibili visite virtuali e attività online, la data dell'esposizione è stata prorogata fino al 13 giugno.